Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. Ciao a tutti. Molto spesso noi cerchiamo di costruire la nostra casa sulla roccia e lo facciamo con i nostri sforzi, lo facciamo con le nostre buone abitudini, riponendo la nostra fiducia in Dio. Ma poi, come dice questo brano, arriva la pioggia, il vento, soffiano e investono questa casa. Ma il brano sta sottolineando esattamente questo. Sia che noi costruiamo su Gesù, sia che non costruiamo su Gesù, arriveranno dei problemi, arriveranno delle difficoltà, ma la differenza sta proprio nel dove hai costruito fino a quel momento. Dice il brano, ma essa non è caduta, la casa non è caduta, non perché era stata costruita bene, ma perché era stata fondata su Gesù, che è la roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Bene, tu oggi dove stai costruendo la tua casa? Puoi decidere oggi stesso di costruire la tua casa su Gesù. E quando arriveranno le piogge, quando arriveranno i torrenti, i venti che soffiano contro la tua casa, tu sarai forte perché Gesù è la tua base. Buona giornata.